Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlar male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di oggi è una sorta di collage, una specie di puzzle, di mosaico, in cui Gesù, attraverso alcuni detti, continua il suo insegnamento agli apostoli e la loro formazione. Li avevamo lasciati, gli apostoli, con un rimprovero da parte di Gesù, a non voler litigare su chi fosse il primo, il più grande, ma a saper essere gli ultimi e i servi di tutti. Li avevamo lasciati, gli apostoli, con il modello del bambino che Gesù mette in mezzo e abbraccia e diceva a loro: «Dovete diventare come un bambino se volete essere grandi nel regno dei cieli. Dovete fidarvi di Dio e dovete fidarvi reciprocamente». Gli apostoli però non avevano ben compreso questo insegnamento di Gesù. Facevano grande fatica ad impostare la loro vita sull'amore gratuito e assoluto, sul servizio verso tutti. Continuavano a pensare se stessi come i protagonisti, come i primi, erano orgogliosi di se stessi e anche del loro gruppo. Ed infatti il Vangelo di oggi si apre con la presunzione del gruppo che prende il posto della presunzione del singolo. Se fino a ieri i discepoli discutevano chi fra di loro fosse il più grande, oggi discutono sul fatto che il loro gruppo è il migliore di tutti e se qualcuno non fa parte del loro gruppo non può fare nulla, non può operare il bene, non può operare nel nome di Gesù. Per questo lo stesso Giovanni disse a uno che stava scacciando dei demoni, facendo del bene nel nome di Gesù, di non farlo perché non li seguiva, perché non era dei loro. Non ci sembri un discorso antico, perché molte volte anche nelle nostre comunità, anche nella Chiesa di oggi, questo avviene. Quante volte sentiamo dire: «Ma non è della nostra parrocchia». Quante volte sentiamo dire: «Ma non fa parte del nostro gruppo, non frequenta il nostro oratorio, non è iscritto alla nostra azione cattolica». Gesù ci invita a guardare oltre, ad allargare i nostri orizzonti, perché il bene esiste anche oltre i confini della Chiesa e si può amare e servire anche oltre i confini della Chiesa. Del resto Gesù nel Vangelo in altre pagine più volte lo ha affermato: «Verranno dall'Oriente e dall'Occidente e vi precederanno nel regno di Dio». Quindi questa prima tessera del mosaico, questo primo pezzo del puzzle, questo primo pezzo del collage ci ricorda
che la Chiesa non è un club esclusivo, non è una setta, non è autoreferenziale. La Chiesa è accoglienza, la Chiesa è comunità dalle porte aperte, la Chiesa è comunità dalle braccia allargate per abbracciare tutti e per accogliere chiunque bussa alla propria porta. Però per far questo Gesù ci dice che a volte è necessario dare un taglio. A volte è necessario prendere la decisione di tagliare qualcosa perché la comunità e ciascuno di noi come persona possa crescere nel miglior modo possibile, proprio come fanno i nostri contadini nelle loro vigne e i nostri contadini con i loro alberi di ulivo. Tagliano, potano perché la vite e l'albero dell'ulivo siano più forti e possano essere più fecondi. Il Signore Gesù simboleggia la necessità di questi tagli sotto tre aspetti particolari: la mano, il piede e l'occhio. La mano è il simbolo dell'azione, la mano è il simbolo delle cose che facciamo, dei nostri modi di comportarci. Ed è come se Gesù ci stesse dicendo: fai attenzione a ciò che fai, fai attenzione a come ti comporti, fai attenzione alle tue azioni, perché le mani le possiamo usare per fare il bene, ma le possiamo usare anche per fare il male. La mano può accarezzare, ma la mano può anche picchiare. La mano può dare la vita, ma la mano può anche uccidere. La mano si può aprire nella carità e nel servizio, ma si può anche chiudere nel furto e nell'approfittarsi degli altri. Gesù ci dice quindi: se ti accorgi che le tue azioni sono cattive, se ti accorgi che le tue mani si chiudono nell'arraffare, nel prendere, nel rubare, nell'approfittare, dai un taglio alle tue azioni sbagliate, torna ad agire bene, torna ad agire sul modello di Gesù, torna ad aprire le tue mani, torna a dare, torna a donare. E i piedi rappresentano il cammino, l'orientamento, le decisioni, le scelte che si fanno nella vita, la direzione che si dà alla propria vita. E anche qui si possono scegliere, come più volte ribadisce la Bibbia, le strade del bene, ma anche quelle del male, le strade della luce, ma anche quelle delle tenebre, le strade della verità, ma anche quelle della menzogna, le strade della vita, ma anche quelle della morte. E allora Gesù ci dice: attento a dove metti i piedi, attento all'orientamento che dai alla tua vita, perché se sbagli l'orientamento e vai troppo avanti nel tuo percorso, ti sarà più faticoso tornare indietro. Per cui Gesù ci dice: taglia il tuo piede se ti accorgi che ti sta portando fuori strada. Se ti accorgi che stai dando un orientamento sbagliato alla tua vita, dacci un taglio. Da quel taglio dipenderà la tua salvezza. E infine l'occhio. L'occhio rappresenta il desiderio, rappresenta ciò che vediamo e che può piacerci perché è bello e perché è buono. Ma Gesù ci dice che non può essere soltanto questo il criterio dei nostri desideri, ciò che ci piace, ciò che ci sembra buono, ma il criterio deve essere il bene di Gesù, deve essere il bene di Dio, deve essere l'amore, deve essere il servizio. Perciò se i nostri desideri sono egoistici, se i nostri desideri sono di orgoglio, se i nostri desideri sono di chiusura agli altri, dobbiamo darci un taglio. Dobbiamo orientare i nostri desideri secondo il cuore di Dio, altrimenti come Adamo ed Eva nel paradiso terrestre vedremo il frutto dell'albero, ci sembrerà bello, ci sembrerà buono, lo prenderemo, ma con questo avremo condannato la nostra vita ad essere una immondizia. Il continuo riferimento, infatti, in tutti questi tre aspetti, la mano, il piede e l'occhio, alla Geenna, serve a Gesù a far comprendere proprio questo. La Geenna era l'immondezzaio di Gerusalemme. Ed è come se Gesù stesse dicendo: se tu non dai un taglio alle tue azioni sbagliate,
se tu non dai un taglio agli orientamenti sbagliati, se tu non dai un taglio ai desideri sbagliati, la tua vita sarà un immondezzaio. La tua vita sarà come la Geenna, un luogo dove c'è sempre il fuoco, c'è sempre qualcosa di brutto che brucia e dove la puzza è insopportabile. Gesù ci dice allora, in un ultimo versetto non riportato dal Vangelo di oggi, che noi dobbiamo essere salati con il fuoco. Il sale ci fa immediatamente pensare al sapore, al gusto della vita, al senso della vita, e il fuoco da cui dobbiamo essere salati, cioè da cui dobbiamo prendere il gusto, da cui dobbiamo prendere il sapore, è il fuoco dello spirito, che è spirito d'amore, che è spirito di vita, che è spirito di servizio. Allora accogliamo tutti questi suggerimenti, anche un po' sparsi, che oggi il Signore ci dà. Cerchiamo di allargare i nostri orizzonti, pensando a una chiesa aperta, una parrocchia aperta, un gruppo aperto in cui c'è spazio per tutti, capaci di accogliere coloro che fanno il bene anche se non sono dei nostri, perché chiunque fa il bene è dei nostri, in quanto lo farà sicuramente a nome di Dio. Diventiamo capaci di dare un taglio alle nostre azioni negative, ai nostri orientamenti sbagliati, ai nostri desideri di male e di egoismo, e in questo modo avremo trovato il gusto vero, il senso vero della vita, che è il senso dello spirito. E attraverso le piccole cose sapremo fare quello che il Signore ci chiede. Piccole cose come anche un semplice bicchiere d'acqua fresca dato nel nome di Gesù. Il bicchiere di acqua fresca è praticamente nulla, ma noi abbiamo un modo di dire che ci fa capire per contrasto come possa essere importante. A volte noi diciamo che ci affoghiamo in un bicchiere d'acqua, cioè che perdiamo la capacità di discernere, di capire il bene anche per cose abbastanza piccole. Qui Gesù ci sta dicendo che un bicchiere d'acqua non ci farà affogare, ma ci farà vivere, perché sarà espressione del nostro amore, del nostro servizio, del dono della nostra vita. Auguri e buon cammino a tutti, seguendo Gesù, agendo secondo il cuore di Cristo.